Ci sarebbero delle aziende private che, di concerto con il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, starebbero lavorando a diversi progetti per cercare di salvare i lavoratori Intex, 65 per l'esattezza, licenziati nel periodo natalizio senza se e senza ma dall'azienda. Ovviamente massima riservatezza, dice Lolli, ma vorrà ricordare che mi occupo di questa vertenza da tempo. Ci stiamo lavorando, abbiamo più di un progetto e naturalmente è non utile parlarne pubblicamente, anche perché sono progetti in corso, coinvolgono aziende private che naturalmente chiedono di poter lavorare con la necessaria riservatezza. Quello che vi posso assicurare, ma i lavoratori lo sanno, vorrei che lo sapessero anche i cittadini, è che non è che ci occupiamo di queste cose a giorni alterni, solo quando scoppia il casino. Qualcheduno qua se ne occupa tutti i giorni. In sostanza l'eccellenza dei ricercatori e la loro alta professionalità rende il loro reimpiego non semplice ma comunque possibile, dice il vicepresidente della regione. Vorrei solo dire, mi fa piacere che adesso tutti abbiano scoperto che c'è il problema di Intex, qualcheduno, cioè il sottoscritto, se ne è occupato in tutti questi anni e la situazione è la qualità della professionalità dei lavoratori della Intex rende la loro riutilizzazione possibile, non semplice ma possibile.